Il 14 dicembre del 2003, il cardinal José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, è a San Giovanni Rotondo in occasione del 25° anno di pontificato di Giovanni Paolo II, celebrato con un convegno organizzato dall'Istituto dei Servi della Sofferenza. Parlando di Padre Pio, lo ha descritto come consolatore impareggiabile dei fratelli d'esilio. Visibile stampa di Gesù crocifisso. Non è possibile essere felici da soli. Come insegnava quel grande profeta di speranza che è stato Raoul Fulero, rallegrarsi significa anche diffondere allegria. Diffondere allegria tra i fratelli. Sant'Agostino affermava senza esitazione: una gioia divisa con molti fratelli è più abbondante per ciascuno di noi. La gioia nella liturgia coinvolge tutta la Chiesa particolare e la Chiesa universale. E la coinvolge nelle diverse collocazioni storiche, geografiche, culturali del Regno di Dio. La gioia è condivisa con i fratelli o non è affatto la gioia del Vangelo? Non è una vera e propria gioia cristiana. Si oppone alla diffusione dell'allegria. Non la sofferenza, ma l'egoismo che chiuda al prossimo la partecipazione della letizia del prossimo Natale. Questo mistero di amore a Dio e di partecipazione della gioia si è realizzato pienamente in San Pio da Pietrelcina, il quale è stato visibile stampa di Cristo crocifisso, come ci ricordava questa mattina così bene Sua Eccellenza. Consolatore impareggiabile dei fratelli d'esilio. Carissimi, questo mistero di amore a Dio e ai fratelli di ogni continente vive mirabilmente anche nel cuore del Santo Padre Giovanni Paolo II, proprio nel 25° anniversario del suo pontificato. Mi piace ricordare come egli ha conosciuto, ha creduto ed ha pregato San Pio da Pietrelcina. Al termine dell'anno 1947, il Papa Wojtyła andò a San Giovanni Rotondo, non ancora Papa ovviamente, dove incontrò Padre Pio, partecipò alla sua Santa Messa e si confessò. Quando vi ritornò nel 1974, disse che riteneva ancora viva la memoria di quell'incontro straordinario e indimenticabile per lui. In tale occasione, nell'omilia della Santa Messa celebrata nella chiesetta di questo santuario, Sua Eminenza il Cardinal Carlo Wojtyła ebbe a dire: «Dopo quasi 27 anni, ho ancora nei miei occhi la sua persona, la sua presenza, le sue parole, la Santa Messa celebrata da lui all'altare laterale e poi questo confessionale, la sacrestia, l'altare». Da Papa, in occasione del primo centenario della nascita del Servo di Dio, tornò pellegrino a San Giovanni Rotondo.
dove additò alle folle numerose l'esempio dell'umile figlio di San Francesco, sostando in devota preghiera dinanzi alla sua tomba. L'efficacia della sua preghiera al santo da Pietrelcina l'aveva già sperimentato con la guarigione della dottoressa Poltavska. Tutti noi conosciamo. Carissimi fratelli e sorelle, mi sembra bello ricordare alcuni passaggi tra i più significativi delle omelie del Papa durante le cerimonie di beatificazione e canonizzazione del Padre Pio. Nell'omelia della messa della beatificazione il Papa ebbe a dire: se la provvidenza divina ha voluto che egli agisse senza mai spostarsi dal suo convento, quasi piantato ai piedi della croce, ciò non è senza significato. Il Divino Maestro ebbe un giorno a consolarlo, in un momento di particolari prove, e lo fece dicendogli che sotto la croce si impara ad amare. Sì, la croce è l'insigne scuola dell'amore. Anzi, la sorgente stessa dell'amore. Purificato dal dolore, l'amore di questo fedele discepolo attraeva i cuori a Cristo e al suo esigente Vangelo di salvezza. L'amore è sempre crocifisso, possiamo dire. Perciò queste parole del Papa sono quanto mai belle e profonde, e noi dovremmo meditarne spesso. L'amore senza sacrificio, senza croce, non è vero amore. Non è un amore autentico. Non è l'amore di Cristo. Non è l'amore della croce. E durante l'omelia della messa di canonizzazione del santo, Giovanni Paolo II ebbe a sottolineare che la ragione ultima dell'efficacia apostolica di Padre Pio, la radice profonda di tanta fecondità spirituale, si trova in quella intima e costante unione con Dio, di cui erano eloquenti testimonianze le lunghe ore trascorse in preghiera. Padre Pio amava ripetere: la preghiera è la migliore arma che abbiamo, una chiave che apre il cuore di Dio. Questa fondamentale caratteristica della sua spiritualità continua nei gruppi di preghiera da lui fondati, che offrono alla Chiesa e alla società il formidabile contributo di un'orazione incessante e fiduciosa. Alla preghiera Padre Pio univa poi un'intensa attività caritativa, di cui è straordinaria espressione la Casa Sollievo della Sofferenza e molte altre. Preghiera e carità, ecco una sintesi quanto mai concreta dell'insegnamento di Padre Pio, che oggi viene a tutti riproposto con sempre rinnovata insistenza. Carissimi fratelli e sorelle, queste parole, avvalorate dalla liturgia e dall'esempio di San Pio, ci ricordano che l'avvento che stiamo vivendo è il tempo di attesa. È il tempo di speranza di un mondo nuovo,
di un mondo generato dal mistero di Cristo, incarnato, crocifisso e risorto.